Allora, siamo ad Adria con Luigi Duò, presidente della Cantiere Navale Vittoria SPA di Adria, terza generazione di un'azienda di famiglia che ha presentato dei dati molto ottimistici e di lusinghieri per quanto riguarda il previsionale 2019. Presidente, parlava in conferenza stampa di due importanti commesse, una riguarda una nave velocissima, questo Interceptor. Mi pare di aver capito che vada in Oman, negli Emirati Arabi, e un'altra importante commessa aggiudicata con una concorrenza internazionale molto qualificata per Malta. Prego, Presidente. Questa unità che vedete alle mie spalle è un interceptor velocissimo, a velocità prossima agli 80 nodi. È il prototipo che poi verrà realizzato prossimamente a fronte di un contratto di fornitura per la polizia omanita. Due unità che, se funzioneranno come è augurabile, potranno poi avere un seguito per la costruzione di ulteriori opzioni di svariate decine di unità. È un prototipo che aveva in animo di battere il record Venezia Monte Carlo. Non è stato ancora fatto per questioni meteo, per questioni meccaniche varie, ma sarà sicuramente oggetto di un prossimo tentativo, molto probabilmente nei prossimi mesi. E questo rafforzerà ulteriormente la bontà di questo prodotto, che è sicuramente un prodotto tecnologicamente avanzatissimo, come deve essere per poter raggiungere performance così elevate. Invece per quanto riguarda la commessa su Malta è un OPV, vuole spiegarci che cosa significa e soprattutto il motivo di un costo così elevato? Allora, è un OPV per un offshore patrol vessel, quindi un pattugliatore d'altura da 75 metri di lunghezza. Il valore contrattuale è attorno ai 50 milioni di euro. È per le forze armate, destinato alle forze armate maltesi, ed è stato oggetto di una prequalifica durissima, severissima, che le forze armate maltesi hanno condotto negli ultimi 4 anni, in cui abbiamo tutto sommato, ci siamo confrontati con realtà cantieristiche esageratamente più grandi di noi, in primis Fincantieri, in primis Cantieri Babcock, che è la Fincantieri britannica, e tantissimi altri competitor internazionali. Ci siamo anche stupiti, devo dire, a posteriori, perché riuscire a battere delle realtà cantieristiche così importanti, un cantiere piccolino come il nostro, è veramente una cosa, è un sogno, Sicuramente devo motivo dire. d'orgoglio. Assolutamente motivo d'orgoglio, assolutamente. Parlava di una possibile idea di ampliare lo stabilimento produttivo qui di Adria, parlava di essere già operativo su una banchina a Porto Viro, a Porto Levante, lungo il Po di Levante, e si sta guardando attorno per cercare nuovi spazi. Per noi è una necessità, ecco, anche costruire un'unità da 75 metri prevede comunque che le parti alte di questa unità, quindi le sovrastrutture, le planche, gli alberi, i radar, tutte le strumentazioni, debbano essere montate al di là degli ultimi ostacoli che abbiamo, che nella fattispecie per noi sono il ponte sulla Romea. E quindi dobbiamo gioco forza utilizzare delle banchine al di là di questo ultimo ostacolo, che ci permette appunto di completare gli ultimi lavori e di procedere poi con le prove in mare severissime, molto, molto dure, che impegnano per svariate settimane. È chiaro che il cantiere deve pensare inevitabilmente poi a un prossimo sviluppo che non preveda magari soltanto una banchina di appoggio, ma possa prevedere anche una realtà un po' più complessa, quindi un altro stabilimento che evidentemente possa contrarre questi costi dovuti appunto a queste complicazioni. Come vi dicevo, noi prefabbrichiamo qui nel nostro cantiere, costruiamo lo scafo, costruiamo tutte le parti, ma poi vengono smontate e trasportate poi lungo il fiume, al di là appunto di questi ostacoli che frenano e ci limitano un po' nelle nostre lavorazioni. Grazie Presidente, buon lavoro, arrivederci. Grazie, grazie infinite, grazie a voi.